Thank you.
Thank you.
Buonasera, buonasera a tutti, siamo qui in esclusiva solo per stasera per commentare, almeno in esclusiva rispetto a ciò che avevamo preannunciato. Siamo qui per commentare la prima telecronaca in assoluto riguardo il nuovo anno appena iniziato, il 2012. Siamo a commentare la sesta gara del campionato storico con la Formula 1 della nata 1979. Questa è la sesta gara, si svolge nel circuito del Houghton Park, se l'ho pronunciato bene, e siamo qui a commentare una gara decisiva per il proseguo del campionato, dove abbiamo in prima posizione Toma con 50 punti con 50 punti totali, seguito da Abrami con 35 in seconda posizione, poi Elio 33, Bacino 30, Rahali con 29 punti, Biela 24, Borghesani 22, Magri 21, Fortuna 18, a pari merito con Gossetti in decima posizione. In undicesima abbiamo Mariani, in dodicesima Cifelli, in tredicesima Colombo, in quattordicesima Tomaello e in quindicesima Tallini. Abbiamo il primo classificato Toma, che ha distanziato un po' chi lo segue in campionato, ma al centro gruppo ci può essere grande lotta per portarsi a casa proprio qualche punto in più sui diretti avversari. Ci spostiamo adesso a inquadrare il primo questa classifica virtuale delle qualifiche, che è Lorenzo Arisi in prima posizione con un tempo di 1:19.888, quindi circuito abbastanza veloce, ma ricordiamo che qui le vetture non hanno un'unica fisica, e quindi tutte le vetture rispondono in maniera diversa a seconda del tracciato, comunque della loro o di come sono state realizzate. Quindi la macchina nel 79 era effettivamente più veloce sulle altre, si è mantenuta questa caratteristica anche in gioco. Ricordiamo che la più veloce dovrebbe essere la Williams FW07, dovrebbe essere guidata da Alessandro Tomaello in tredicesima posizione attualmente. Poi abbiamo la Ligier, poi abbiamo la Ferrari T4, a susseguirsi la Lotus 80, la Renault RS12, la Lotus 79, la Brabham BT49, la Renault RS11, la Tyrrell, la Brabham BT48, la McLaren M9, quindi via via tutte le altre, cercando di eguagliare il campionato del 79. Vediamo che Luca Arisi sta guidando una Arrows, che sulla carta dovrebbe essere meno competitiva della McLaren, che sta guidando attualmente Mirko Fortuna, che è in seconda posizione, distanziato di soli 79 millesimi da Lorenzo Arisi per la lotta di questa pole position. Siamo al termine di queste qualifiche, mancano poco meno di 10 minuti, e spostiamoci in onboard di Arisi per vedere se riuscirà a migliorarsi in questo giro. Nel secondo settore aveva un ritardo di 88 millesimi, quindi attualmente è più lento, anche se aveva fatto registrare il suo miglior tempo nel primo settore. Vediamo cosa riuscirà a fare nell'ultimo, invece peggiora di questi millesimi. Purtroppo adesso addirittura esce oltre il cordolo, va a perdere troppo terreno. Proviamo a spostarci invece su il terzo classificato attuale, che è Bastinaso. Eccolo qui inquadrato con la Tyrrell, come potete vedere, ed è in terza posizione, distaccato di soli poco circa 2 decimi da Arisi, che ricordiamo attualmente
detiene la pole position e adesso è in vantaggio di ben un decimo sul poleman. Seguiamolo on board per capire se riuscirà a migliorarsi anche o a mantenere questo distacco anche nel resto del circuito. Vediamo un circuito molto veloce, ci stiamo prestando ad arrivare nel secondo settore, molto veloce, come potete ben vedere. Vediamo il rilevamento cronometrico, e purtroppo ha perso ben 3 decimi, e adesso ha un ritardo troppo consistente per sperare in una possibile rimonta chi lo precede. Ricordiamo che poi solo i primi tre sono in un distacco abbastanza racchiuso, in poco meno di 2 decimi, ma basta arrivando alla quarta posizione vediamo che i distacchi aumentano vertiginosamente. Infatti vediamo che Luca Racali in quarta posizione è ben distaccato da quasi 8 decimi dal poleman, quindi molto distante almeno sul passo da qualifica rispetto al podio virtuale. Vediamo se Bastinaso in questo giro riuscirà a ripetere la sua buona prestazione in primo settore. Così è, Bastinaso sembra avere come punto di forza proprio il primo settore, forse per come è settato il suo setup o la sua macchina. Ricordiamo, non sono tutti uguali. Mentre sta facendo registrare ottimi tempi anche Lorenzo Arisi in prima posizione. Ricordiamo, ha fatto il suo miglior tempo nel primo settore, però ha fatto un grave errore nel secondo settore, ha perso ben un secondo e mezzo. Mentre siamo sempre inquadrati su Bastinaso, cerco di controllare se si sta migliorando le retrovie. È il caso di Angelis Elio, che ha guadagnato la sesta posizione realizzando il suo migliore tempo in 1:20.712 millesimi. Adesso è distaccato da poco meno di 3 decimi dalla quinta posizione di Racali, e c'è da segnalare l'ottimo quarto posto ottenuto da Toma, che è appena rientrato ai box, che è riuscito a strappare il quarto posto a Luca con un tempo di 1:20 secondi e 3 decimi, quindi è riuscito a sopravanzare di poco più di un decimo Luca Racali, che adesso è sceso in quinta posizione. Vediamo se Luca, che adesso esce, riuscirà nel giro successivo a migliorarsi. Vediamo che mancano poco più di 5 minuti, quindi siamo veramente nelle fasi finali di questa gara, di queste qualifiche. Al termine di esse troveremo un brevissimo warm up di soli 5 minuti, proprio per far sì che i piloti riescano a fare quelle 2 o 3 curve per prendere il giusto feeling con la monoposto carica, o con insomma per prendere un discreto controllo della propria vettura, per poi giocarsela in massimo per la gara. Andiamo a seguire momentaneamente l'onboard di Luca, vediamo se riuscirà a migliorarsi. Ricordiamo ancora, questo è il giro di lancio, tra poco partirà Luca. E come potete vedere è molto difficile riuscire ad avere un ottimo spunto in questi curvoni veramente veloci. Queste macchine saltano letteralmente, quindi è anche difficile controllare queste vetture. Ricordiamo, hanno, rispetto alle Formula 1 moderne, hanno molte più difficoltà, non tanto per come l'ho provata io in accelerazione o nella tenuta della velocità, bensì nella frenata scodano veramente tantissimo. Intanto Luca ha concluso il suo primo intertempo distaccato di ben 4 decimi dalla pole. Non sembra far registrare un buon primo settore. Vedremo che cosa riuscirà a fare in seguito.
Siamo adesso vicini al rilevamento cronometrico per il secondo settore. Il suo ritardo inizia a diventare molto importante, infatti adesso il ritardo dalla prima posizione di 1 secondo e 4, altamente fuori anche dal suo lontano, che fuori dal suo miglior intertempo, quindi vedremo che cosa riuscirà a fare nel prossimo giro, magari con una telecamera un pochino più spettacolare. Vediamo che ha fatto registrare un tempo di 1:21 secondi e 326 millesimi, lontanissimo dal suo miglior tempo. Mancano poco meno di 4 minuti, ormai si può dire c'è un vero e proprio assalto alla pole position. C'è stato un miglioramento da parte di Luca Risi, che è riuscito a limare un altro decimo e quindi allontanarsi ulteriormente dalla seconda posizione di Mirko Fortuna, che purtroppo non riesce a fare altrettanto e quindi ancora non è riuscito a migliorarsi. Mi scuso anche perché ho fatto, diciamo così, una gaffe incredibile, perché queste sono le prove libere, mi scuso, non ero preso conto, avevo il cervello preimpostato per la qualifica. Le qualifiche partiranno al termine proprio di queste prove libere, che scadranno fra pochissimi minuti, poco meno di 2 minuti, e poi avremo le vere qualifiche, partiranno alle 21:55, della durata di 20 minuti, a seguire 5 minuti di warm up e poi la gara composta da 29 giri. Ricordiamo che il livello dei danni preimpostato per questo tipo di gara è al 50%, mentre il degrado delle gomme è moltiplicato per 2 rispetto al reale degrado della gomma. Quindi proprio per via di queste gare abbastanza brevi, piloti hanno, insomma, il regolamento, chi ha deciso il regolamento ha optato per avere un degrado maggiore e quindi sicuramente per avere maggiore spettacolarità in gara. Intanto mi scuso ancora per questo incredibile gaffo che ho fatto. Sembra comunque che Luca Risi sia il possibile preannunciato poleman. Tra l'altro si è migliorato ulteriormente facendo registrare un tempo di 1:19.394 millesimi, quindi sulla carta potrebbe essere colui che si aggiudicherà la pole position. In seconda posizione invece troviamo Mirko Fortuna, che è distaccato di 3 decimi almeno in queste prove libere e quindi non avrà vita facile nel tentativo di recuperare questi piccoli decimi, anche se bisogna ammettere che il giro perfetto in una qualifica è sempre possibile farlo, o viceversa è quasi impossibile farlo, cioè quindi dipende. Non ha molto senso questa frase che ho appena detto, ma comunque dipende dalle circostanze. Riuscire ad infilare un giro letteralmente perfetto in qualifica ti può permettere di togliere quei 2 o 3 decimini che possono fare la vera differenza in qualifica. Partono adesso le vere qualifiche, mi scuso ancora per questa gaffe che ho fatto fino adesso. Erano le prove libere, purtroppo non mi sono preparato nel migliore dei modi per questa gara, anche perché poi sono da solo e quindi la difficoltà aumenta anche per noi commentatori. Comunque scendiamo in pista perché con Luca Risi, che si sta già schierando adesso al semaforo rosso, tra poco al verde uscirà dalla pit lane per fare il suo giro di lancio e in seguito per tentare di riconfermare ciò che ha dimostrato nelle prime prove libere, ovvero un passo veramente infidiabile. L'unico potrebbe tentare di rimanere vicino comunque
insidiare una sua eventuale pole position sulla carta è Mirko Fortuna, che si è dimostrato il più veloce e più combattivo su questo tipo di circuito. Andiamo a seguire momentaneamente il giro di lancio di Luca Risi. Seguiamo il suo motore. Siamo al termine del secondo settore, ci introduciamo adesso nel terzo settore, secondo e terzo settore molto veloci. Primo un pochino più tecnico, infatti Risi sembra non essere più veloce in quel determinato settore, sembra aver privilegiato forse una vettura un po' più scarica, a differenza di Mirko. Vediamo come compie questo suo primo giro lanciato. Ha trovato un doppiato avanti a sé, ma non sembra avergli dato troppe noie. Molto al limite sul cordolo esterno, sta veramente spingendo al massimo, come potete ben sentire. Si arriva adesso a una staccata violenta per questo curvone in appoggio sulla destra, per poi riaprire completamente il gas per uno dei settori, per il settore più veloce della pista, quello centrale. Qui termina il secondo settore e si entra nell'ultimo, nel terzo settore. Settore molto veloce anche questo, bisogna certamente riuscire ad uscire a una buona velocità proprio da questa curva che Luca non ha interpretato nel migliore dei modi per portare tutta la velocità, più velocità possibile in questo per quel rettilineo, ma Luca ha fatto registrare, scusate, Arisi ha fatto registrare un tempo veramente fenomenale, fermando il suo cronometro in 1:18.04. Nel corso della settimana preparatoria aveva fatto registrare questi tempi e si sta ulteriormente migliorando, almeno nel primo settore, di ben 4 centesimi. Vediamo che cosa riuscirà a fare nella seconda parte del tracciato. Il settore centrale, 4 decimi di vantaggio su se stesso aveva nel primo settore, vediamo se riesce a limare ancora qualcosina. Invece no, è in ritardo di 3 centesimi, quindi ha perso poco meno di un decimo nel settore centrale. Siamo nell'ultimo settore, avevamo visto fare una leggera sbavatura qui in uscita di questa curva, sembra molto al limite anche stavolta, traiettoria un po' forzata per questo pilota, e si migliora di quasi 3 decimi, fa fermare il suo cronometro in 1:18.02, ma subito dietro di lui si porta Barabba, distanziato di soli 2 decimi, vediamo cosa riuscirà a fare il pilota, seguiamolo, potrebbe veramente insediare la pole position di Arisi, i due sono veramente molto vicini. È sotto il primo settore di Arisi di 2 centesimi. Arisi non è stato impeccabile nel settore centrale, vediamo se riuscirà a guadagnare qualche esalto Barabba, mentre è stato veramente micidiale nell'ultimo settore. Vediamo se riesce a guadagnare qualcosa per poi tentare di spingere fino alla morte nell'ultimo settore, proprio per non perdere tutto ciò che aveva guadagnato. Invece no, perde ben 3 decimi e mezzo nel secondo settore, quindi un distacco abissale. Vediamo se comunque riuscirà a migliorarsi facendo un mezzo miracolo nell'ultimo settore.
La vettura è molto più pulita quella di Barabba nell'ultima curva. Bisogna vedere se può aiutare questa traiettoria e si migliora in 1.18.5, quindi migliora di poco, ma riesce comunque sia a migliorarsi e piano pianino si potrebbe avvicinare anche al migliore intertempo fatto da Arisi. Vediamo però la difficoltà nel riuscire a fare un giro proprio pulito. Adesso ha un ritardo di un decimo o più di un decimo nel primo settore. Abbiamo visto, ha dovuto fare un controllo pazzesco perché era andato in sovrasterzo sul cordolo e ha avuto difficoltà nel mantenere la macchina in pista. Stiamo adesso inquadrando Mirko Fortuna, che nel secondo intertempo aveva un leggerissimo vantaggio. Adesso sta sfruttando la scia, ma si porta solo in terza posizione con un tempo di 1.18.6. Non riesce di pochissimo a scavalcare il tempo di Barabba, ma decise di fermarsi e rientrare box. Ascoltiamoci un pochino più indietro invece, in quinta posizione con Toma, leader indiscusso di questo campionato fino al momento, ricordiamo a 15 punti di distacco sul secondo classificato, che poi sarebbe Abrami. E vediamo adesso se riuscirà a inventarsi qualcosa per guadagnare qualche posizione o meno. Siamo nel secondo intermedio. Vedete come le macchine letteralmente si staccano dal suolo in questi dossi, cosa che non si vede più nei giorni nostri. Siamo nel settore centrale. Toma sembra un po' in ritardo, poco più di 4 decimi. Vediamo se riesce a migliorarsi in quest'ultimo settore. Non è troppo lontano comunque da un buon tempo. È stato sopravanzato adesso, è stato portato in sesta posizione, ma vediamo se si migliora, si porta in quarta posizione facendo registrare un tempo di 1.19.1, sopravanzando di pochissimi millesimi la quinta posizione di Bastinaso si era appena migliorato. Adesso però sta facendo registrare un tempo altissimo nel primo settore. Arriva il bloccaggio della ruota, traiettoria forse non ottimale. Seguiamolo, sembra comunque non aver abortito il giro e quindi sembra comunque essere in lotta per un possibile miglioramento. Personalmente ne dubito, vediamo che cosa riuscirà a fare. E purtroppo il ritardo aumenta in maniera abissale, siamo a un secondo e tre di distacco. Vediamo se nel prossimo giro Bastinaso riuscirà effettivamente a insidiare la quarta posizione di Toma, che ricordiamo la distanza di pochissimi millesimi. Andiamo a seguire l'onboard. Forse aveva deciso di rallentare un giro proprio per permettere alle gomme di avere un pochino più di efficacia in questo giro lanciato, anche se non sembra, almeno sulla carta. Vediamo, infatti il ritardo è ancora abissale, quindi probabilmente altro giro nullo per lui. E ci spostiamo invece in seconda posizione per inquadrare Barabba, che sta migliorandosi in questo istante, il suo distacco di soli due decimi, poco più. Vediamo se riuscirà a migliorarsi in quest'ultimo settore. Traiettoria molto più stretta rispetto a quella da Risi, arriva a pizzicare l'erba nella traiettoria esterna e si migliora Barabba. Si porta a soli 3 centesimi di distacco dal tempo da Risi, quindi dopo 10 minuti Barabba è riuscito ad avvicinarsi notevolmente alla pole position di Arisi e potrebbe addirittura tentare il sorpasso su,
su di lui. Vediamo, è ancora in lizza per far registrare un buon tempo, siamo di due centesimi poco meno al di sopra del suo personale, vediamo se riuscirà a migliorarsi. Siamo nel settore centrale, trovo un po' di traffico, ma per fortuna non sembra intralciarlo. Arriva nel settore centrale, siamo sul ritardo di un decimo. Ricordiamo, lui riesce a spingere veramente molto nell'ultimo settore, quindi le fa registrare un tempo molto simile rispetto a quello che aveva fatto registrare poc'anzi. Potrebbe soffrare la prima posizione di Arisi. Vediamo adesso nel rettilineo del traguardo e non riesce a migliorarsi. Non riesce a far registrare il tempo fatto appunto registrare in precedenza e quindi non riesce a conquistare la prima posizione, scusate, di Arisi, che al momento detiene ormai dall'inizio delle qualifiche. Andiamo a spostarci invece un pochino più indietro in classifica, vediamo Abrami, che adesso è andato in testa coda purtroppo e si è dovuto fermare e rientrare in box, quindi spostiamoci su chi lo segue, che è Magri. Vediamo Magri molto largo in questa curva, quasi va a pizzicare l'erba. Vediamo se riuscirà a far registrare un buon tempo. Siamo addirittura del secondo intermedio, il ritardo è altino, siamo sul secondo e tre, anche se i distacchi si sono ampliati notevolmente in questa fase. Seguiamolo. Siamo siamo nel rettilineo principale e Magri si migliora, fa registrare un tempo di 1:19:02 portandosi in sesta posizione, quindi dalla nona posizione passa alla sesta, fa un bello slancio in avanti e vediamo se riuscirà ad insidiare addirittura la quinta e la quarta posizione, ricordiamo sono tutti molto vicini. Al cetto dei primi tre momentaneamente in classifica. Ritorniamo su Arisi, che purtroppo appena lo inquadriamo va a farsi una giratina per i prati. Vediamo che cosa riuscirà a fare, non in questo giro bensì nel prossimo, questo è il giro di lancio. Lascia correttamente strada a chi è nel giro lanciato. Andiamo a seguirlo ormai on board. Arisi è riuscita ad andare sotto il muro del 1:18 facendo registrare un tempo di 1:17:09, un tempo veramente spaziale, distanziando di ben 3 decimi ormai Barabba. Barabba dovrà fare un altro mezzo miracolo per riuscire a cucire questo distacco e Arisi adesso si rilancia, Lorenzo si rilancia per un ulteriore giro lanciato. Andiamo nel primo settore, che cosa riuscirà a fare, se riuscirà a migliorarsi ulteriormente. È sopra di ben un secondo, quindi purtroppo per lui questo giro è letteralmente da gettare al vento e dovrà senz'altro riprovare nel giro successivo. Sempre trovi strada libera. Tanto ringrazio tutti coloro che ci stanno seguendo, se qualcuno ci sta seguendo, e ricordiamo che se siete a seguire la diretta streaming
nella home page del nostro sito. Ricordiamo, sì, il sito è www.redditionline.it, ma sicuramente se ci state seguendo lo conoscete perfettamente. Ricordiamo che se ci state seguendo appunto dalla home, al di sotto del live streaming c'è la possibilità di accedere alla chat e quindi porre domande o comunque confrontarsi con tutti coloro che sono attualmente collegati nella chat, e potete addirittura porre domande al telefonista, che oggi sono solo io, sono da solo a commentare stasera, e quindi se avrete qualche domanda sarò ben lieto di rispondervi. Tanto Arisi sta migliorando, nel primo settore è riuscito a scendere di ben 4 millesimi